La dichiarazione di Federica Pellegrini sulla figlia Matilde Giunta e sulla maternità. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Federica Pellegrini, icona del nuoto italiano, è diventata mamma il 3 gennaio, in seguito a due giorni complicati, come lei stessa ha rivelato sui social. La sua nuova vita con la piccola Matilde, coccolata non solo da mamma e papà Matteo Giunta, ma anche dai loro amati bulldog francesi Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca, sta catturando l'attenzione dei fan. Nei due mesi e mezzo successivi, Federica ha condiviso alcuni momenti speciali, dal tenero scatto della manina della bambina nelle sue, alla prima passeggiata sul lungomare di Jesolo. Federica ha condiviso anche le difficoltà incontrate, come il cesareo dopo due giorni di travaglio e la potenza travolgente del primo incontro con la figlia. Ha inoltre affrontato il tema delicato della condivisione delle immagini di Matilde sui social, esprimendo la sua esitazione a esporla in un mondo che non considera ancora sicuro per lei. L'onestà di Federica si è riflessa nel racconto delle sfide della maternità, descrivendola come un cambiamento, quasi devastante, e, più difficile, di quanto si aspettasse. Ha parlato della necessità di adattarsi a un nuovo equilibrio e di trovare spazio per se stessa. La maternità non è una passeggiata, la devi vivere per capire, ha confessato ai suoi followers. La campionessa ha discusso anche del tema dell'allattamento, spesso al centro del mom shaming. Per fortuna Matilde è stata bravissima da subito, ha detto Federica, pur ammettendo le difficoltà di essere sempre a disposizione della piccola. In conclusione, Federica Pellegrini mostra che la maternità è un'esperienza universale, fatta di gioie e sfide, lontana dalle perfezioni patinate delle riviste. Una sincerità che rende la sua storia un esempio di empatia e forza, come nelle sue storiche gare olimpiche. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito, a presto con un nuovo video.